Carcinoma della vescica è una classica forma di carcinoma urotiliale, cioè una neoplasia maligna che può originare a livello della vescica o a livello delle vie urinarie, che comprendono l'uretere o l'alta via escretrice, calice e pelvi renali. Non sono tumori rari, tutt'altro, sono tumori che vengono diagnosticati nella maggior parte dei casi quando la malattia è localizzata e che prevedono tutta una fase di cosiddette resezioni endoscopiche che consentono nella maggior parte dei casi la guarigione o comunque un buon controllo temporale. È evidente che la problematica grossa è di individuare quelli che saranno le forme a prognosi meno favorevole, quelle con una malattia cosiddetta infiltrante, quelle che avranno un rischio da subito o nel tempo di recidiva e con la recidiva di incorrere nelle metastasi e quindi di condizionare quella che è la prognosi e l'aspettativa di vita del paziente. Abbiamo in Italia 30.000 casi anno, la maggior parte, come dicevamo, sono 8 su 10 hanno una diagnosi di malattia cosiddetta localizzata. Abbiamo però i casi che dopo un trattamento locale avranno una recidiva e quindi che necessiteranno di un trattamento. E abbiamo ancora i casi che invece esordiscono già con una malattia metastatica. Questo è un evento, sicuramente è l'evento prognosticamente meno favorevole, ma che dipende anche tante volte da sintomi mal trascurati. Perché il tumore alla vescica spesso è sintomatico e quindi fare la diagnosi dipende molto dalla nostra attenzione e dalla capacità di definire dei percorsi per i nostri pazienti. Medico di medicina generale, esami diagnostici, esami delle urine, con l'idea di capire quando, ad esempio, la presenza di tracce di sangue nelle urine sia un sintomo attribuibile a una patologia benigna, infiammatoria o altro, e quando invece giustifica la visita urologica, la cistoscopia o altri esami. Partiamo dal fatto che il sintomo principale è sicuramente la presenza di tracce di sangue nelle urine. Attenzione, l'incidenza è quella di una patologia che insorge in persone di età media avanzata. Quindi la presenza di tracce di sangue nelle urine in un uomo di 70 anni, ex fumatore, sicuramente invita ad approfondire la diagnostica. Approfondire partendo da esami semplici, l'ecografia, l'esame delle urine, il citologico delle urine. E il medico di medicina generale deve guidare. Cosa ha giustificato tutto ciò? Una calcolosi renale, una cistite? Se così non fosse, andare ad approfondire e quindi cistoscopia e visita urologica.